questo nuovo vlog. Vi starete chiedendo, anzi no, perché l'avrete letto dal titolo, perché ho deciso di vloggare oggi? Ebbene sì, perché arriverà la sorellina di Tiffany. Sono le 11:05, sto aspettando la telefonata del papà della ragazza che mi viene a consegnare la cagnolina, in modo tale che ci mettiamo d'accordo su dove incontrarci. Nel frattempo direi di fare colazione, anche perché già è abbastanza tardi. Nell'ultimo video, che se non avete visto vi lascio qui, ho scoperto il latte freddo con dentro il caffè. Ho sempre evitato di berlo freddo. In realtà ho scoperto non essere così male, anche perché il latte di avena è leggerissimo, questo in particolare di alce nero è davvero leggero e buono, e soprattutto non rimane viscidino. Oltre al latte andremo a mangiare queste gallette sempre alce nero. Come sapete, alce nero è la mia passione. Queste in particolare non le ho mai mangiate, sono composte da riso integrale e legumi. Ovviamente le andrò ad accompagnare con la mia marmellata del cuore, ovvero rigoni di Asiago. In questo caso utilizzerò quelle frutti di bosco, ma come sapete alterno sempre frutti di bosco o albicocca. Queste sono le gallette come piacciono a me. Ho provato quelle della natura. Non rimangono così friabili. Poi sono belle spesse. Finisco di fare colazione e vi mostro tutti gli acquisti fatti per Audrey. Eccoci qui sul lettino, pronti per farvi vedere tutti gli acquisti che abbiamo fatto per Audrey, e naturalmente c'è stato anche il regalino per Tiffany per non farla sentire in disparte. Questo è il ricetto che ha scelto Christian con tanto amore, ovviamente con la mia approvazione, per Tittatina, e le è piaciuto tantissimo, vero amore? Bello il ricetto, bello! Aiuto! Non lo so quanto abbia apprezzato. Abbiamo il primo giochino, che è una mucchetta con la codina tutta intrecciata. Ti piace, Titti? Guardate che bello, io lo trovo eccezionale. La marca è questa qui e devo dire che fa cose bellissime se vi piace il genere, quindi segnatevela nel caso in cui voleste comprare qualcosa per i vostri amici a quattro zampe. Sempre della stessa linea abbiamo questo splendore, ovvero tipo un sonaglino dei bimbi, però in realtà suona andando a morderlo. Titti, che pensi di questo? Mi sa che è un po' depressa, forse ha capito, non lo so. Ed infine abbiamo la ciabattina, ma quanto è carina la ciabattina gialla. No vabbè, ma che belle, anche perché dovete sapere che Tiffany di base ha tutto rosa baby. Praticamente ogni cosa che le ho comprato ho cercato di farla sempre sulla stessa nuance, in modo tale che poi stesse bene. Infatti il ricetto lo abbiamo preso neutro, così da farlo star bene sia col giallo baby che con il rosa baby. Poi abbiamo il nostro famoso fenicottero, di cui un'ala magicamente si è aperta grazie a Tittina che lo sbrana, mentre l'altra è ancora chiusa. Che carino con l'aletta aperta, vi dirò, forse gli scucio anche l'altra. Poi ho preso della Next queste salviettine all'aloe vera. Ne ho prese due perché erano in sconto, generalmente stanno a 4,30 euro se non ricordo male, le abbiamo pagate intorno ai 2,60 euro. Poi abbiamo il pezzo forte, ovvero la cuccia. Wow, guardate qui che bella, il colore lo adoro, anche perché la piccola sarà bianca con qualche chiazzetta un po' più color crema, oppure più color crema con qualche chiazzetta bianca, dopo la vedremo benissimo. E quindi abbiamo scelto un colore che potesse star bene ad entrambe. La cuccia, volendo, ha il cuscino che si rigira, sinceramente mi piace un po' di meno, però ho pensato che per il periodo di Halloween, e quindi per tutto ottobre, la potremmo tenere così in modo tale da restare in tema. È venuta 25,90, neanche tanto a dire il vero, perché ne abbiamo viste altre che costavano di più, molto più piccole e soprattutto fatte anche peggio. Invece questa è proprio bella, sembra quasi di arredo, è come se fosse un divano per noi, ha bellissime cuciture, la texture del tessuto mi è piaciuta da subito, infatti non ci abbiamo pensato un attimo, l'abbiamo presa. Oltretutto ne abbiamo vista sempre un'altra da Moby Dick che sta intorno ai 60 euro, che ha il materasso in memory foam, ed abbiamo pensato di prenderla per regalarla ad entrambe, in modo tale che possano avere una cuccia nella quale stare insieme. Guardate come ci stanno bene i giochini dentro la cuccetta. Wow, no vabbè,
Ma che cosa? Chiamo anche quello di Tittina. Che bello! È tutto in pandan, ragazzi. Io sono fissata su queste cose, bellissimo. Anche perché poi, se avete visto le mie live su Twitch, in caso trovate il link giù nell'info box per venirmi a seguire, amo tenere tutti i giocattolini di Tiffany sul letto sparsi una volta che lo rifaccio. Quindi adoro avere proprio questi giochini perché mi piacciono a livello estetico. Io invece che comprare peluche come tutte le persone normali, per me preferisco riempirmi la camera con i giochini delle mie cucciole. Queste invece sono le ciotole scelte per Audrey momentaneamente. Sono di plastica, io le preferisco più in ceramica, però a quanto pare è impossibile trovare delle belle ciotole. Le uniche che adoro le ho prese già per Tiffany, e fare le stesse ciotole per entrambe non ci piaceva, quindi al momento abbiamo scelto queste, che devo dire come linea non mi dispiacciono, hanno una bella forma e soprattutto adoro i colori. Voi, se avete qualche sito da suggerirmi, mi raccomando, fatelo giù nei commenti, ogni consiglio bene accetto, e non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate. Vi piacciono? Su Twitch sono impazziti tutti, eravamo più entusiasti noi che probabilmente Tiffany e la piccola. Adesso vado a staccare tutte le etichette e mettiamo a terra la cuccetta, finora l'ho tenuta sempre nella busta per evitare che Tiffany ci andasse, così che sia tutto pronto e perfetto per l'arrivo della piccola. Cuccetta posizionata vicino a letto in modo tale da poter tenere sotto controllo la piccola durante la prima notte. Tittatina, sei arrabbiata? Sei arrabbiata con mammina? L'amore si moltiplica, Tittatina, non è che viene a mancare. Non ti devi preoccupare, amore mio. Ciao amore, ciao amore, aiuto. Vi ho messo qualche immagine così, ovviamente ve la presenterò ufficialmente, però prima ci tenevo a farvi lo svuota la spesa, almeno possiamo mettere tutto da parte, e quello che vi andrò a mostrare oggi è semplicemente il festeggiamento per l'arrivo di Audrey. Quindi in quattro, secondo le nostre teste, mangeremo tutto questo. Poi vabbè, vi saprò dire a fine serata quanto effettivamente abbiamo mangiato di quello che abbiamo preso. Comunque qui abbiamo un etto e mezzo di San Daniele, wow. Poi abbiamo giusto un chilo, sì, di pizza bianca, così per non farci mancare nulla. Sentite che profumo, sentite. Un altro chilo di filone casereccio, questo ci servirà per fare le bruschette. Il bello è che sono le 6:15, per le 10 deve essere tutto pronto, immagino. Pecorino al tartufo, pecorino alle vinacce, pecorino vecchio stampo Petrucci, da abbinare con salsa ai fichi, ai peperoni e alle pere. Queste della marca I Cortesi sono le migliori che abbiamo provato finora, quindi visto che questi tre gusti ci mancavano li assaggeremo, così poi vi sapremo dire se effettivamente sono tutte valide. Poi abbiamo preso un po' di fichi, abbiamo 16 fichi post cena, due insalate cappucce, queste ovviamente sono le mie scelte, 7 etti di datterini da condire per fare le bruschette, 4 melanzane da fare alla brace e 6 peperoni giganti. Come sapete amiamo i peperoni arrostiti. Qui invece abbiamo 3 burratine, wow, culatello di zibello, e poi abbiamo la diavolina, ovviamente, per accendere la brace. In frigo, giusto, mi stavo dimenticando la parte sostanziosa della cena, abbiamo 2 orate per un totale di 2,5 kg, pescate di mare, wow. Stiamo aumentando sempre di più il peso, perché siamo partiti da un'orata di 1 kg, esatto. Poi siamo arrivati a 1,4 kg perché sembrava poco. Adesso, siccome si è aggiunta una persona, giustamente 2,5 kg. Esatto. Mi sembra onesto. Secondo il nostro cervello, questo è l'aperitivo per 2 persone/3 e la cena per 4 persone. Vedremo cosa riusciremo a mangiare e cosa avanzerà. Io direi intanto di preparare l'aperitivo, così adesso fino alle 6:30 ce lo prendiamo di relax per gustare qualcosa, anche perché sia io che Christian non abbiamo pranzato, e poi iniziamo ad accendere la brace e a preparare tutto, anche perché per le 10, massimo 10:30 arriva papà, e vorrei che già le ore
misurate stiano su e sia tutto pronto. Aperitivo per me, mamma e Christian. Abbiamo le 3 burratine, 2 bufaline che mi erano avanzate da ieri del video di Gemmina, culatello, prosciutto di Praga tagliato a mano. Qui abbiamo messo un po' di pizza bianca ed ora tiriamo fuori le birre dal freezer. Devi fare la pappina. Wow, che modella. E Tittina? Wow, Tiffany, quanto sei bella. C'è l'occhio da Matuzza. Stiamo aspettando che si accenda la brace, così poi iniziamo a preparare le verdure. Qui c'è la piccolina invece che sta facendo le ninnette. È stressata post viaggio. Che carina. Peperoni pronti per essere arrostiti. Adesso è il turno delle melanzane. Il mio amore, come al solito, ha creato la struttura ingegnosa, ovvero quelle da cuocere sopra e quelle già cotte sotto lo sgabello. È colorata pronta. Bruschette, peperoni, melanzane e pomodori. Ragazzi, qua c'è Tittina che dorme per terra. Io dormirò nel lettino da solo e il mio amore sta dormendo qui per terra insieme a Audrey. Eccola qua.